nome posso darti? O Pasquale? O Nicola? No, no, non mi piace! Gerardo? Giuseppe? O Nicola? No, no! No, papà! Io sono Pinocchio! Superare i limiti e le proprie paure fa risaltare le diverse abilità comunicative, motorie ed emotive di ognuno. E quanto accaduto con i partecipanti di Ability Ali per Volare, un laboratorio teatrale di inclusione che ha coinvolto numerosi ragazzi diversamente abili che hanno portato in scena la favola di Pinocchio. Il progetto nasce a ottobre scorso con la volontà naturalmente di sviluppare e di percepire e mettere in evidenza le attività, le abilità di questi ragazzi, e intanto l'abbiamo voluto proprio intitolare così perché è un progetto che mira proprio a questo. Siamo felicissimi stasera, speriamo di, comunque vada, sarà un successo, speriamo che i ragazzi che hanno lavorato tanto davvero insieme ai volontari Neri per Scena, che non finirò mai di ringraziare, veramente siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Ecco, assessore, possiamo dire che è un progetto di aggregazione per questi ragazzi? Sì, e abbiamo potuto constatare che la semplice aggregazione ha già fatto dei miracoli. E tu, Pietra, parlerai, e così è stato. I ragazzi sono usciti dall'isolamento, sono usciti dalle loro case e sono diventati amici, hanno persino una chat, quindi molti di loro veramente sono coinvolti tutti i giorni su questa chat, e anche le loro famiglie. Ringraziamo soprattutto le famiglie perché hanno creduto in questo progetto. Grazie. Prendendo consapevolezza del proprio corpo e guidate dal direttore artistico Giancarlo Guercio e dallo staff dei volontari Neri per Scena, i ragazzi hanno dimostrato piena disponibilità a darsi all'altro, elemento fondamentale per fare teatro e per comunicare. Un lavoro straordinario, una grande occasione per noi, ci siamo confrontati con anime pure, con la bellezza della spontaneità, del gioco, della gioia. Per noi è stata una grande occasione anche per imparare a riconoscere lo straordinario potenziale del teatro. L'abbiamo messo in campo durante un laboratorio davvero esclusivo e questa sera lo mettiamo in scena e lo offriamo agli spettatori, che sicuramente rimarranno incantati ed emozionati. Per noi è stata veramente una grande ed emozionante occasione.